Ancora uno. Perché no? Santo Padre, la preoccupazione nostra fondamentale è stata ed è quella di dare testimonianza al fatto cristiano. Un'iniziativa come questa del meeting, perché e in che modo contribuisce a questa testimonianza? La prima frase, ancora una volta. Non... La prima frase è che la preoccupazione che ci ha mosso e ci muove, la preoccupazione fondamentale, al di là del risultato, è quella di dare testimonianza del fatto cristiano. Ecco, come il meeting, come questa iniziativa, perché e come contribuisce a ciò? Ah, sì, sì. Ma io sono convinto che contribuisce a dare una testimonianza cristiana, anzi direi contribuisce a mostrare una dimensione della Chiesa, e appunto quella dimensione che noi abbiamo così meditato e lasciato per il futuro nell'insegnamento del Concilio Vaticano II. Io direi così, questo giudizio non sarebbe del tutto giusto, ma si pensava sulla Chiesa prima nel modo piuttosto statico, un po' statico, una cosa costituita definitivamente, e questo era e rimane vero, è una istituzione divina. Invece il Vaticano II ci ha mostrato la Chiesa come un popolo che cammina, popolo di Dio, ci ha mostrato la Chiesa soprattutto come una missione che viene dalla Trinità, dalla Santissima Trinità, e si fa parte di ogni cristiano, di ogni battezzato, anzi in un certo senso di ogni uomo di buona volontà. Questa grande missione della verità, del vero, del bene, della verità, della carità, questa missione è diventata il costitutivo della nostra visione della Chiesa. E io penso che voi che siete un movimento, e che con questo meeting date espressione al vostro movimento, alle finalità di questo movimento, voi cercate di esprimere con questo meeting il carattere proprio, la missione propria della Chiesa. La missione propria della Chiesa è sempre una missione storica, benché trascendente, benché divina, è storica, storica del nostro tempo. Voi con il vostro meeting cercate di mostrare il cammino della Chiesa, dei giovani nella Chiesa, del nostro tempo. Voi cercate di esprimere che cosa vuol dire il mistero della salvezza, opera della salvezza, e voi intendete con diversi metodi, e specialmente con questo meeting, di incarnare questa opera della salvezza, di farla presente fra gli uomini. Ecco, brevemente così, per non moltiplicare le parole.